Tra i settori più rilevanti rispetto ai quali la Regione Sardegna opera per assicurare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, sicuramente vi è quello dell'istruzione, rispetto al quale la Regione lavora con altri soggetti, a partire dall'ufficio scolastico regionale e attraverso questo con le scuole di ogni ordine e grado, sia con le università di Cagliari e di Sassari. L'ufficio scolastico regionale è un ufficio di supporto, di coordinamento, che da una parte si occupa di attività amministrativa, ma dall'altra anche di supporto tecnico operativo alle scuole. Anni fa abbiamo pensato come coinvolgere i bambini delle scuole primarie in momenti di inclusione, in processi di inclusione. E abbiamo ritenuto importantissimo usare uno strumento, che è il gioco. Il gioco si chiama Tutti in ballo, che è quella di non avere un vincitore, ma un gruppo di bambini, di ragazzi, che insieme cercano di esprimere le loro emozioni proiettati verso un processo di accoglienza. Un progetto sulla stessa lunghezza d'onda, progetto artistico e culturale realizzato dagli studenti del liceo artistico De Castro Contini di Oristano. Questa installazione prevedeva appunto la realizzazione di tante blocchi in legno simili alle Lego, che andavano poi a costruire un punto di incontro dove potersi confrontare, poter chiacchierare e dunque integrarsi. L'Università di Cagliari ha avviato a partire dal 2016 iniziative in favore dei rifugiati, in particolare ha dato vita a un progetto che è stato chiamato Unica for Refugi e in particolare abbiamo favorito delle iniziative per il riconoscimento delle qualifiche che questi ragazzi avessero acquisito in precedenza, soprattutto nel caso in cui fossero arrivati qui in carenza di documenti che potessero dimostrare il loro percorso precedente. E abbiamo insomma offerto tutto il supporto necessario di accompagnamento agli studi. Dal 2020 abbiamo aderito al progetto Unicore con UNHCR. Si tratta di un progetto che vuole selezionare per consentirgli di iscriversi all'università. L'Università di Sassari fin dal 2015 ha attivato diversi progetti che riguardano in particolare il tema delle migrazioni. Abbiamo sperimentato l'inclusione di questi ragazzi attraverso l'esperienza dell'European Passport for Refugees e abbiamo successivamente aperto per gli studenti la possibilità di essere inclusi nei nostri corsi di laurea. Il progetto più recente è un progetto che abbiamo appunto nominato Inclusive City e cooperazione con i territori e riguarda appunto il passaggio che gli studenti fanno come ambasciatori dei loro paesi. I nostri progetti fanno riferimento all'idea che proprio sia la città che include un processo di formazione continua. Quindi l'educazione è per noi un progetto di vita che dà un empowerment diverso agli studenti, ma soprattutto quelli che allora chiamavamo migranti e che oggi sono proprio i nostri ambasciatori per la cooperazione.